Si tratta di tenere per quanto possibile le auto fuori dalla città, ma non come penalizzazione, come opportunità per un guadagno per tutti, un traffico più scorrevole, potenziare il traffico delle navette, potenziare lo spostamento in bicicletta con l'idea dei parcheggi di testata e poi navette che si possono muovere, compatibilmente con quelle che saranno le risorse che dal centro vengono date proprio per la mobilità. Parcheggi blu perché sono indispensabili per dare una risposta che sia rispettosa dell'ambiente e alla nostra città, però non può essere l'unica, deve essere equilibrata rispetto alla collocazione dei parcheggi di testata e al potenziamento dei mezzi di trasporto su gomma per ora, che siano rapidi, che siano piccoli. Indubbiamente le macchine sono tante, lo spazio pubblico e di tutti deve essere gestito al meglio, anche prevedendo in alcune zone parcheggi a pagamento, perché è la soluzione che permette a tutti di poter utilizzare lo spazio. Dobbiamo mettere in campo anche le esigenze di chi lavora, di chi si trova in situazioni di necessità ad utilizzare la macchina, ed incentivare invece coloro che la usano più per vezzo ed abitudine ad usarla di meno. Ci sono delle discrasie, cioè se io vado a parcheggiare in certe zone della città spendo anche solo 50 centesimi all'ora, per arrivare alla punta dei 2 euro davanti all'ospedale. Bisogna ridistribuire l'onere complessivo con abbonamenti molto economici per quei cittadini che vengono dalle frazioni o quelli che vengono dai comuni vicini a lavorare a Cuneo. Incrementare l'uso delle navette gratuite, incrementare l'uso dei servizi pubblici, i parcheggi di testata va bene, ma bisogna anche rivedere un attimo il piano delle zone blu. Occorre far pagare anche i quarti d'ora e le mezz'ore, ma soprattutto gli abbonamenti molto convenienti per i lavoratori del posto, per i residenti. Tra avere magari una parte di parcheggio vuoto e incentivare i cittadini all'uso del parcheggio con tariffe molto convenienti è importante. Da questo punto di vista noi dobbiamo fare un'azione molto più calmieratrice dei prezzi.